Andrea Tortorella qui oggi con Successi Tech e l'Osservatorio Link Campus per ragionare insieme alla politica di una tecnologia, la blockchain, che non è più tanto, diciamo, teoria, ma abbiamo visto nella sua presentazione è una cosa già funzionante. Sì, ci tenevo a mettere a terra, a far vedere concretamente ciò di cui ormai tantissimo si parla. Si vedono in giro servizi, libri, scritto pure uno, trasmissioni, ma poi alla fine è importante vedere concretamente come opera e anche la semplicità con la quale opera, perché la sua solidità è proprio nella sua semplicità. Ecco, abbiamo visto, facciamo proprio il caso concreto, un survey, quindi una ricerca, un sondaggio, e come appunto con la blockchain diventa, abbiamo visto concretamente oggi, inalterabile. Abbiamo sentito anche di una partnership importante con IQVIA proprio per mettere questa tecnologia delle survey a disposizione della farmaceutica. Sappiamo che ormai è attualissimo l'argomento dei sondaggi fake, modificati oppure no. Ormai si vive di sondaggi, sia a livello politico, sociale, marketing, figuriamoci nella sanità, farmaceutiche, trial clinici, ricerche scientifiche e quant'altro. Quindi essere sicuri che le informazioni che si hanno sono vere e poter verificare che lo siano in ogni momento è fondamentale, ed è per questo che la blockchain è, come abbiamo dimostrato e come abbiamo fatto vedere in questo incontro qui in Senato, la soluzione ideale. E partnership, vedi quella con IQVIA, ce ne sono, perché ovviamente aziende leader in ambito farmaceutico non possono che essere fortemente interessate a questo tipo di tecnologia. Ecco, per concludere, un altro esempio già funzionante, già concreto, è quello della formazione. Anche qui, per far capire meglio il lettore, si faceva un esempio. Nel curriculum scrivo che ho fatto un corso d'inglese ad alto livello, che ho una specializzazione di quel tipo, ma poi è difficile che si vada a verificare. Una formazione fatta su blockchain è verificabile da tutti in qualsiasi momento. Assolutamente sì. Nel momento in cui io posso verificare quello che mi viene detto o scritto su un curriculum, io direttamente andare a vedere che quel certificato, quel diploma, quel percorso, perché io posso certificare sulla blockchain anche un percorso, non solo il risultato del percorso stesso, è vero, è reale? Allora a quel punto io non ho dubbi su ciò che sto leggendo, e anche chi lo scrive, sapendo che io posso fare questa cosa, porrà più attenzione a ciò che scrive. Ecco, per esempio, voi lo fate già con la formazione dei medici, l'aggiornamento continuo dei medici, una cosa su cui appunto finora il cittadino ci doveva solo fidare. Sì, noi abbiamo subito pensato ad applicare la blockchain ai nostri servizi di formazione obbligatoria e continua in medicina. Sulla nostra piattaforma, in particolare quella che stiamo utilizzando adesso in Albania, perché noi formiamo i medici albanesi anche, ma a breve la esporteremo questa tecnologia, e quando dico a breve dico giorni, sulle nostre piattaforme italiane ovviamente. Noi certifichiamo tutto il percorso, non solo il risultato, sulla blockchain, e quindi una volta che il medico ha ottenuto il suo attestato può presentarlo a terzi, ai suoi pazienti, alle pubbliche amministrazioni, all'assicurazione per ottenere sconti, o in caso, sappiamo i problemi che ci sono soprattutto in questi ultimi anni di tantissime cause contro, fatte dai pazienti contro i medici, i medici possono utilizzare e dimostrare la loro formazione in modo inoppugnabile anche in sede di contenzioso, per esempio.